serata ai nostri telespettatori. Prosegue il viaggio di Swim to You e prosegue ovviamente con Aglaia Pezzato. Ciao Aglaia. Copilota. Copilota, ma insomma a volte anche pilota numero uno. E oggi abbiamo, insomma, proseguiamo nel nostro viaggio tra i protagonisti dell'Europeo in vasca corta. Ne abbiamo un altro, Aglaia, che ha fatto molto molto bene, vero? Presentalo tu. Sì, è uno dei protagonisti di quella famosa ultima giornata che ricorderemo a lungo. È con noi Simone Cerasuolo. Ciao Simone, ben arrivato. Ciao a tutti. Insomma, diciamo così, sei contento di essere stato protagonista di questa ultima giornata oppure avresti preferito quella medaglia d'argento vincerla in un altro giorno e magari ti prendevi i titoloni dei giornali? Beh, diciamo che allora... sono contento a metà, si può dire, dai, un po' più della metà, dai, non del tutto, perché comunque l'argento europeo non si butta mai, cioè, perché comunque no. Era la mia prima medaglia in europeo in vasca corta, perché non l'avevo mai fatta e non l'avevo mai vinta, quindi sono sempre soddisfazioni nuove che le accetto volentieri, però dall'altro punto di vista sono sicuro che si poteva fare di più e magari pensare anche a vincere l'oro. Eh sì, insomma, è stato un derby italiano. Aglaia, vai tu con la domanda. Insomma, qui ma sì, partiamo un po' da questo europeo. Se addirittura il 50 è quello che non ti ha reso totalmente felice, insomma, è tra le due gare sicuramente quella con cui hai portato a casa un qualcosa in più. Facci tu un bilancio allora di questo campionato europeo, allora, mettendolo anche nella bilancia di tutta la stagione, che sappiamo bene cosa vuol dire. Sì, assolutamente. Allora, l'Europeo è stato un Europeo in cui arrivavo con dei grossi dubbi, perché comunque avevamo fatto 3 mesi di preparazione interamente per la vasca lunga, no? Quindi abbiamo comunque messo da parte un po' gli aspetti fondamentali per la vasca corta, come le entrate in virata, le uscite dalle sub, che comunque in vasca lunga facendo 50 e 100 ce n'è solo una nel 100. Sì. E quindi da quel punto di vista avevo notato anche nei giorni, diciamo, vicini alle gare degli europei che ero un po' carente in quello, cioè mi sentivo molto più forte in nuotata, ma negli aspetti tecnici delle virate sentivo che perdevo un po' rispetto anche allo stesso Nicolò e quindi ci sono volute anche un po' di gare per entrare anche dentro bene la vasca corta. Mi ricordo bene che dopo la batteria del Centorana, che avevo fatto 1,7,5, avevo sbagliato completamente tutte e 3 virate ed era difficile comunque pensare di aggiustarla, però sono contento di comunque aver migliorato in turno, cioè quindi quando si alzava anche la pressione, la tensione, abbassavo il tempo, quindi questo è andato molto positivo. Se devo essere sincero, di questo europeo la gara che mi è piaciuta di più è stata il 100 in finale, perché fino ai 93-94 ero in testa. Eri davanti. Cioè, sì. Ho notato anche davvero bene, ma infatti cioè, anche quest'anno rispetto anche agli assoluti che ho fatto in lunga con la batteria, cioè il 100 mi sto uscendo molto più volte bene, cioè in nuotata sto anche molto bene nel 100. Peccato per quelle ultime 3 bracciate che mi hanno, diciamo, risucchiato 3-4 atleti, però la strada è giusta, cioè nel senso sono molto contento e fiducioso per il 100. Il 50, sì, il 50, cioè, sapevo che comunque la medaglia, meno male, la prendevo. Non sapevo quale medaglia prendere, però sapevo che gli avversari erano Emre, Sacchi, il turco e Nicolò. Comunque abbiamo migliorato anche lì in turno e va bene il secondo posto, conoscendo anche che rispetto anche a Nicolò nel video analisi ho visto che comunque nella parte, diciamo, nella zona della virata ho perso parecchio rispetto a lui. Beh, insomma, diciamo che ti sei confermato ad altissimo livello nel 50, però stai lavorando, l'hai detto più volte anche in fase di analisi delle varie gare, stai lavorando per il 100 in vasca lunga, quello è l'obiettivo finale. Come hai impostato questa stagione? Che cosa è cambiato nella tua preparazione? Come pensi di arrivare al momento clou che sarà la qualificazione in vista di Parigi, prima a Doha e poi a Riccione? Allora, questa stagione è iniziata
Subito, molto presto innanzitutto, perché a fine agosto eravamo già tutti in acqua. E la preparazione, questi 3 mesi l'abbiamo fatta abbastanza buona, nel senso abbiamo fatto comunque la prima volta 3 settimane di altura, che non avevamo mai fatto, abbiamo nuotato veramente tanto. Ovviamente, cioè, io nuoto come negli altri anni, nel senso comunque priorità è sempre il 100 per me, è stata anche gli altri anni. Però quest'anno ovviamente ci ho messo anche più consapevolezza mentale e poi anche pian piano, anno in anno, si vedono anche i lavori degli anni precedenti, no? E questa stagione è molto bene, e cioè questa prima parte di stagione è molto bene. Mi sono ammalato 3 volte nel giro di un mese prima dell'assoluto, e sicuramente queste cose mi hanno un po', diciamo, reso difficile la vita per arrivare benissimo. Però comunque all'assoluto stavo bene, quindi questo vuol dire che è frutto che comunque il lavoro, nonostante quelle tre volte che sono ammalato, è stato molto buono. Infatti comunque la mattina mi è andato molto bene quel 59,5. Cioè, proprio anche la tenuta che avevo avuto gli ultimi 10 metri era molto buona, nuotavo molto bene, ero molto efficace in nuotata. E quindi la strada abbiamo capito che è quella giusta. Da qui a marzo, con mezzo ci sarà anche Doha, sarà sempre quello, diciamo, la strada, lavoriamo. Non credo che Doha arriverò in ottime condizioni, cioè comunque cercherò comunque di onorare, perché è comunque mondiale, però arriverò in buone condizioni e poi cercando di arrivare in ottime condizioni poi a marzo. Certo, io Aglaia ho messo anche Doha perché a Doha Simone in qualche modo dovrà gufare perché se i due al via e 100 dovessero fare il tempo per Non so se Parigi, allora vale, mi eh. No, farebbe dubbio. praticamente no, funziona che tra Doha e assoluti i due migliori che fanno il tempo vanno. Ah, ok. Allora, non, allora devi tenere per i nostri, puoi tenere per i Sì. nostri tranquillamente, perché ovviamente Assolutamente. i 100 li faranno Martinenghi e E Viberti, che sono Viberti. i due qualificati. Gaia, prego. Ma sì, mi aggancio proprio a questo cognome che non faceva parte, diciamo, del panorama della rana internazionale fino a qualche mese fa. Ecco, per usare una frase usata da Benedetta Pilato di recente, ci mancava un'altra ranista, la possiamo spostare con ci mancava un altro ranista. Noi da spettatori siamo felici nel vedere atleti che nuotano a questo livello, nel vedere che la rana italiana sia assolutamente una delle gare più belle e attese di tutti i campioni italiani. Come lo vivete voi? Ecco, qual è invece il sentimento di chi è dentro a questa battaglia? Aggiungo, guarda, Aglaia, perdonami, mi hai dato l'assist. Aggiungo che insomma, Viberti è figlio di un giornalista, e quindi ha maggior ragione, che è Giorgio, che salutiamo, e insomma, a maggior ragione ci fa piacere che anche lui faccia parte di questa Bravo, squadra di ranisti che sono sempre più forti, sempre più competitivi. Simone, un avversario in più, ci sta, no? sì, assolutamente. Io credo che comunque la concorrenza in Italia ti aiuti anche a prepararti alla concorrenza, diciamo, all'estero, no? Ai mondiali. Cioè, uno che va ai mondiali, noi che andiamo ai mondiali, no? Se noi siamo già abituati a combattersi anche in una finale all'assoluto, arriviamo molto più preparati anche mentalmente. Senza far Un polemiche po' contro come nessuno. fanno gli americani ai trials, se passi lì probabilmente tornerai a casa con qualcosa di importante. Esattamente, senza togliere nulla alle altre gare, però comunque ci sono certe gare, magari agli assoluti, che cioè, si vincono molto facilmente, magari c'è solo anche un atleta così, poi però vai nel campo europeo e nel mondiale che vedi che fai fatica anche ad andare in semifinale. Noi da questo punto di vista siamo molto forti, io credo che sia un punto di forza avere molti atleti, diciamo, forti nella propria nazione, ti aiutano a crescere e maturare. Sì, aggiungo Aglaia che sono sempre più le gare, questo è un segno positivo anche della profondità del movimento, sono sempre più le gare, i campionati italiani dove c'è una battaglia con più di due atleti in gara e in lotta su altissimi livelli, perché insomma la rana è un esempio, ma adesso mi viene in mente i 200 farfalla uomini dove almeno tre ci sono sempre che se la giocano. Quindi, questo, insomma, io non ricordo in passato tante gare dove c'erano più di due atleti, diciamo, a livello di campionato, di qualificazione per un campionato del mondo o addirittura di un campionato europeo. Sbaglio? No, no, è Cioè, verissimo. È vero, concordo con le cose che hai detto.
questa è una buona cosa, insomma, per il movimento nuoto italiano è una buona cosa, poi insomma stanno arrivando, ecco, nella rana forse stanno arrivando meno giovani, diciamo, diciamo, giovani da juniores, diciamo, a quella fase, Ma ma va perché bene così. è arrivata con la cariola questa generazione Appunto qui, dico, va bene così, insomma. non è che li Se il aspettiamo campione per del uno o mondo è due anni. giovane, cosa possiamo fare? Cioè, Ah, Simone è giovanissimo. No, ma dico già il campione del mondo, che in questo momento rappresenta tutta la rana italiana, come Nicola Martinenghi, è se stesso tra i più giovani a livello internazionale, insomma, Vero, bisogna è vero, dare del assolutamente. tempo. Va bene così. Prego, Aglaia, vai pure. Hai parlato prima di virate, di punti tecnici, insomma, ne hai fatto un po' anche il tuo punto di forza, il record del mondo giovanile sia dei 50 che dei 100 in vasca corta. Questo, insomma, a livello anche solo proprio di puro talento, spiega un po' per la gara per la quale sei più predisposto, la vasca per cui sei più predisposto. Però non ci nascondiamo, l'Olimpiade si fa in vasca da 50. A guardare i tuoi personali, stride un po' la differenza che c'è, soprattutto nei 100, tra la vasca corta e la vasca lunga. La mia domanda è questa: non ti sei ancora espresso nel tuo potenziale o c'è proprio un motivo tecnico per cui ci sono 3 secondi o quasi 3 secondi tra la vasca corta e la vasca lunga, secondo te? Credo che devo ancora esprimermi al 100% nella vasca lunga, nel 100 in vasca lunga, ed è una fase cioè, di maturazione, è un percorso che stia svolgendo e che pian piano, insomma, arriverà. Non so se arriverà in 3 mesi, però sono sicuro che pian piano arriverò bene a quell'appuntamento. Cioè, a fare bene il 100 in lunga. Già quest'anno, comunque, 59 e mezzo è un tempo che l'anno scorso nel 100 rane lunga si entrava in finale mondiale con 59 e No, mezzo. certo, beh, chiaramente già un 100 di altissimo livello. È che No, no, sì. 56 e 6 è un'altra cosa. No, no, è vero, assolutamente, assolutamente, è vero. Cioè, se sì, comunque può richiamare 58 alto in lunga, hai ragione. Però sì, sono sicuro che manca ancora un po' su me di, anche magari come posso dire, di gareggiare tante volte nel 100 in vasca lunga. Facevo l'esempio, parlavo anche magari con Fabio Scozzi, no? Che adesso è anche il mio secondo allenatore, come lui sia anche, nonostante la sua comunque età avanzata, quando ha fatto la ISL, che ha fatto tipo 10 volte un 100 rane in vasca corta, come fosse comunque dopo più consapevole di Si instaurano degli comunque cosa automatismi che fare. ti permettono di conoscere la gara vera e Esattamente. propria. Esattamente, cioè comunque io ho di personale 59 e mezzo, ma sotto 60 l'ho fatto solo 2 volte, quindi vuol dire che comunque devo ancora farne di 100 ad alto livello, più di alto livello, cioè non è che si arriva a 58 subito, quindi magari devo fare ancora più volte 59 per arrivare a 58, quindi credo che mi ci vorrà un po' di tempo. Cioè, spero di arrivarci prima o poi, magari no, non lo so. Comunque spero di arrivarci Arriverà. e di arrivarci nel momento quello che conta. Assolutamente. Allora mi hai quasi bruciato la domanda che ti volevo fare. Volevo entrare un po' nel pianeta Imola e volevo sapere se era meglio Scozzoli da compagno, avversario o da allenatore. Cioè, cos'è cambiato nel vostro rapporto? E soprattutto, insomma, immagino siate sempre in sintonia, no? Sì, no, no. Beh, come allenatore, è un po' già anche come quando era compagno di squadra, era un po' già il nostro allenatore, no? Ci dava dei consigli, anche soprattutto in fase di scarico, no? Di avvicinamento alla gara, ci dava dei consigli un po' tattici, tecnici su come fare a approcciare a una gara o il modo di farla. Però ci troviamo molto bene, adesso lui è il vice di Cesare, parlano anche molto tra di loro, quindi c'è una bella sintonia nel nostro gruppo. E lavoriamo molto bene, c'è molta tranquillità Imola, non abbiamo, diciamo, questa paura di dover dimostrare queste cose qui. Noi lavoriamo bene per conto nostro e pensiamo solo a lavorare e i risultati arriveranno sicuramente. Aglaia. Politica aziendale è assolutamente vincente, anzi, conoscendo Cesare è l'unica politica possibile. Anzi, Conoscendo abbiamo Cesare, è visto. già tanto che Fabio Scozzoli lo faccia parlare un po', perché insomma non è uno No, no, particolarmente loquace, no. No, tra l'altro credo che Fabio sia rimasto anche a seguirvi per tutta la parte di preparazione atletica in palestra, giusto? Sì, assolutamente. Lui è il nostro, diciamo, preparatore atletico e in più da quest'anno è anche il vice allenatore di Cesare.
Io Aglaia te la butto lì, poi dopo sviluppa tu eventualmente con Simone l'argomento, però sono tanti di Imola, no? Cioè non è facile affrontare una stagione sapendo che hai 6-7 atleti di altissimo livello che devono puntare mondiali, europei, olimpiadi. Cioè, come si affronta questa situazione Aglaia e Simone? Ma intanto, se lo scopo è farli diventare tutti Fabio Scozzoli e poi allenatori, sta andando benissimo, sta funzionando tutto. Avrà un team di super allenatori prontissimo per Brisbane 2032. Esatto. No, battute a parte, credo che sia proprio nella filosofia dell'allenatore, della squadra, a riuscire a creare questo tipo di alchimia tra gli atleti, che non è per niente scontata. Ma come Simone ha risposto alla domanda sulla concorrenza in Italia, è esattamente come vivono ogni giorno la concorrenza interna alla vasca, per cui non mi aspettavo una risposta diversa da Simone, perché è esattamente il modo in cui loro tutti i giorni affrontano metro per metro, spalla a spalla, appoggio, cerasuolo e così via, no? Come hanno fatto con Fabio, come hanno fatto tanti atleti. Adesso Anita Bottazzo sta facendo un altro salto di qualità, che sicuramente è frutto di questo stesso ambiente, perché Anita è sicuramente un'atleta talentuosa, però è un'atleta in quell'età dove, se fosse stata, diciamo così, solamente un talento purissimo, sarebbe forse emersa prima. Invece è sicuramente un buon talento, ma stimolata e portata alla sua massima potenzialità grazie a quello che stanno costruendo in quella piscina, per cui sicuramente sono tanti. So che non vige la politica del dentro tutti, nel senso che non è che chiunque voglia riesce a far parte di questo gruppo, come è giusto e normale che sia, però penso anche che sia un equilibrio molto calcolato da parte di Cesare Casella nel sapere probabilmente anche il carattere degli atleti che ne fanno parte, perché è molto delicato. Insomma, è come una ricetta, un ingrediente amaro potrebbe mandare un po' tutto a quel paese. Ah, io Simone, ti chiedo intanto come accogliete quando arriva quello nuovo, come lo accogliete e com'è il menage, cioè com'è le tipologie di allenamento, sapendo che insomma di fianco c'hai uno che può fare la finale mondiale e a sinistra quello che può fare la finale europea, non so, raccontaci un po'. Sì, allora, innanzitutto concordo, cioè sono tutte vere le cose che ha detto Aglaia. Ha ragione, cioè, sono tutte le cose molto vere. Guarda, io ho imparato che Aglaia il 99% delle volte ha ragione, quindi un giorno volte... te ne butto lì una a caso, così ci provo ogni tanto a trovare l'errore, ci prende sempre. No, io credo che la cosa fondamentale che abbiamo noi di Imola, cioè noi che ci alleniamo a Imola, perché poi di Imola sono solo io e Fabio, noi di Imola, sia l'umiltà che abbiamo nei confronti dell'avversario, no? Perché comunque noi siamo avversari, anche se ci alleniamo insieme. Gli ultimi che sono arrivati sono Pinzuti e la Castiglioni, no? E comunque noi li abbiamo accolti come se fossero tipo dei fratelli. Quindi li abbiamo fatti inserire subito nel gruppo, li abbiamo supportati anche magari nel primo periodo in cui gli allenamenti non erano magari molto consoni a loro, nel senso che è un nuovo cambiamento, nuova casa, comunque non è facile subito adattarsi. E noi li abbiamo subito inseriti nel gruppo. E l'umiltà che noi abbiamo, soprattutto fuori dall'acqua, nel senso, cioè io magari con Poggio, no, che magari gli posso giocare qualcosa, io fuori dall'acqua, per me lui è un fratello, capito? Cioè, nel senso, gli voglio bene come se fosse un fratello, a me non mi interessa niente, che poi dopo in acqua mi toglie, no. Cioè, nel senso, io fuori dall'acqua, cioè siamo amici, molto amici, così come Pinzuti, come Castello, come la Castiglioni. Poi dopo in acqua ci battagliamo sempre in modo molto sportivo, però fuori ovviamente siamo molto amici. Credo che questo, diciamo, metodo, che comporta anche a zero invidia, porti il gruppo a trainare dalla stessa parte. Questa è la scuola Scozzoli-Casella, vero Aglaia? Assolutamente, assolutamente. Adesso è rafforzata la doppia voce che gli arriva da fuori la vasca. Adesso, mi sembra veramente, vi fanno con lo stampino lì, Simone. Siete, sì, siete ma credo tutti... che sia...
Allora, io parto dal presupposto che, cioè, comunque anche la mia famiglia, i miei genitori mi hanno impostato diciamo, quello stampo lì. Comunque l'umiltà è la base di tutto, perché comunque, cioè, stiamo parlando di uno sport e quindi, cioè, non è la vita, cioè, nuoto e finisce lì. Cioè, il resto fuori dall'acqua, cioè, siamo persone tutti uguali. E quindi credo che questa cosa possa, è l'unico metodo, diciamo, che possa far sì che in un gruppo di così tante persone, dove c'è una gran posta in palio, si vada d'accordo. Simone, io mi ricordo la prima intervista che ti ho fatto. Tu mi dicesti: io giocavo a calcio, poi ho cambiato. Non sono uno che ama fare tanta fatica. Vado bene sui 50, i 100 sono più faticosi. Adesso vediamo ad arrivarci. Insomma, diciamo che da allora, e non è passato tanto tempo, perché sono passati 3-4 anni, sono cambiate tante cose nella tua mente, anche un po' nel tuo fisico. E diciamo che sei diventato un lavoratore di quelli pesanti, no? Sì, perché lì diciamo che quando forse mi ha intervistato, adesso non mi ricordo precisamente l'anno, però E credo sia comunque stato dopo il primo podio ai campionati italiani, però non voglio dire una cretina, forse 2019. può darsi, anche su me 2019, però come posso dire, quando sei così piccolo, no? Che magari arrivano quei risultati, non sai mai se magari è frutto di, cioè, di un po' di situazioni un po' che si mettono bene, allora arrivano quei risultati. Però dopo, quando la prima volta che ho capito veramente che, diciamo, come si può dire, a Cesare non piace, scusa questa parola, però come si dice, quando scopri di avere capito del talento, quindi quando hai delle potenzialità che copri, dopo età, forse è meglio che comunque adesso mi metto lì perché posso fare qualcosa di bello, no? Qualcosa che in futuro qualcosa di grandioso. E quindi da lì mi sono iniziato a spingere, come si suol dire. Certo, si è messo lì Aglaia, eh? Si è messo lì, anzi, forse un po' è stato messo lì, e voglio partire proprio da questo, cioè attaccarmi a questo. La stagione scorsa ci hai raccontato che tu facevi ancora parte, diciamo, del gruppo giovani, se così si può dire, Gruppo B. del gruppo allenamento, no? Quello che non fa lavori troppo specifici, che non si muove troppo su alcune cose, ma che cerca di avere una certa aerobia, un certo numero di chilometri sulle braccia. Sei diventato grande? Questa è No, la domanda. sono sempre lì, sono sempre. No, Cioè, insomma, non è che. senso, comunque faccio un pelino più di magari di lavoro, più passo 100, però, cioè, per fartela breve, io non lavoro ancora come Poggio o come Pinzuti o come Castiglioni, io faccio un po' più lavoro generale, nel senso, se magari loro fanno, non so, 1 chilometro di aerobico, io ne faccio 2,5, magari dopo loro fanno un po' più di velocità e io faccio un po' più di lavoro generale, nel senso, comunque ho 20 anni, e se vogliamo pensare anche di arrivare fino a 35 anni, magari va a finire che in questi 2 o 3 anni ottengo il massimo se lavoro da specifico e poi dopo rimanere sempre lì. Se comunque magari vogliamo provare a fare anche Los Angeles, Brisbane, che comunque Brisbane avrei solo, cioè, solo. Avrei 29 anni, che comunque 29 anni Che riesci a beato esprimerti. te. Avrei nel 2032 29 anni, c'è gente che si esprime molto, molto, molto bene. Assolutamente. No, mai fatto venire. Io tra 15 anni ce ne avrò 71, quindi non so se riuscirò a seguirti fino alla fine della carriera. Ci provo, ci metto tutto l'impegno, ma non lo so. Però Ti insomma, aspetto, vediamo. ti aspetto. Che potrebbe fregarci a Brisbane e soffrirlo un po'. Io ti faccio l'ultima domanda, poi invito anche Aglaia a prepararne una. Gli avversari. Io così, se fossi un ranista di alto livello, mi guarderei attorno e direi: ma porca miseria, ma proprio tutti qui adesso dovete esserci, perché diciamo che il traffico di campioni è veramente incredibile. Partendo dal presupposto che fino a un anno fa tutti parlavano di Pitti, imbattibile, eccetera, eccetera, e adesso diciamo che il faro si è spostato sul cinese Cin, due fenomeni, e quasi quasi uno dice: vabbè, i primi due posti in prospettiva olimpica forse sono già assegnati. È così secondo te o no?
Io credo che tutti sanno che a Parigi vincerà il cinese, cioè, non credo ci siano molti dubbi, cioè, dal mio punto di vista non ci sono dubbi su chi vincerà. Adam rientrerà, sì, però non credo che ritornerà l'Adam, no? Glielo auguro, però al momento credo che il cinese sia una spanna sopra tutti, cioè, l'ha dimostrato più volte. Credo che la cosa più impressionante rispetto anche agli altri, no? È la cosa che ha fatto anche Nicolò nell'anno di Tokyo, cioè lui nuota a 57 e mezzo con una frequenza assurda, cioè l'ha nuotato tipo 5 volte già, 57, 6, 57, 7, quindi vuol dire che quello ce l'ha, cioè male che va fa quello, capito? Come Nicolò all'anno di Tokyo comunque nuotava sempre 58,3, 58,4, quindi in finale olimpica con quel tempo andava a podio, cioè lui l'ha nuotato 10 volte, quindi era quasi non scontato perché la finale olimpica non è niente scontato, però era molto probabile che lo rifacesse. E credo che il cinese è un po' questo, capito? Cioè, se gli va male in finale faccio una 7-6, non credo che ci sia un uomo ora che possa battere il cinese. Poi vedremo. Vedremo. Aglaia? E potrebbe anche puntare alla doppietta, visto quello che ci ha visto, cioè abbiamo visto fargli, che sarebbe ancora più incredibile da parte mia, vista la specializzazione che c'è in questo momento nella rana. Pensare che uno possa fare doppietta olimpica 100-200 rana, come fu all'epoca con i nostri colori, Però sarebbe veramente no, sì, incredibile. lui, cioè, secondo me lui farà doppie, cioè, doppie. Se dovesse puntare su qualcosa, 100-200 rana lui. E non vinceresti neanche tanto se dovessi Esatto, scommetterci, secondo me sì, probabilmente. esatto. Le quote sono basse, sono molto basse. Prego, fai tu l'ultima Voglio domanda. chiudere con la Ciao. domandina polemica, che così chiudiamo con il pizzico di pepe. Sono uscite le date e il luogo di un campionato europeo buttato un po' così, un po' ai dadi in mezzo a questo 2024. Cosa si respira tra gli atleti? Cioè, un europeo che, come non esistesse, sarà sicuramente una squadra diversa da quella di Parigi, ce l'ha già detto Cesare Butini. Ha senso farlo a parer tuo? Ha senso, poi, per Allora, quanto io può non so, valere il nostro no, parere qui, no, però, no. insomma. Non so cosa abbia detto Cesare, perché io, cioè, di quelli che, diciamo, i giornali così, non seguo Ha detto proprio. che Ha sicuramente, detto. essendo a giugno, non sarà la squadra che poi, cioè non ci sarà nessun atleta che sarà poi coinvolto per Ah, l'Olimpiade. ok. E, beh, io credo che comunque, in senso, per chi non va all'Olimpiade sia comunque un buon, come si dice, Un premio di un buon lavatrice. consolazione. Una No, vetrina, sì, vabbè. cioè comunque se chi va all'Olimpiade, no? Va all'Olimpiade, però gli altri, cioè se fai finire la stagione a marzo, fanno fatica anche magari a continuare magari ad allenarsi forte. Quindi su un campionato europeo magari a metà giugno, adesso non so bene le date, metà giugno, Sì. Lì. può motivare magari a dire, vabbè, magari mi prendo una medaglia europea. Certo, non è la stessa cosa della medaglia europea se c'è Piti, Martinenghi, Camminga, così. Però comunque è una motivazione e più credo sia anche diciamo, un buon punto per i giovani che magari se ci fossero tutti al completo sarebbe impossibile andare in nazionale, però magari qualche giovane che così riesce a fare una sua nazionale, che comunque credo sia un buon. Eccolo, ti abbiamo perso, lo abbiamo perso, però per fortuna eravamo praticamente arrivati in fondo. Eccolo qua. Sentite? Ecco. Sì, Sì. adesso sì. Un buon Prego, prego. movimento per i giovani. Sì, dico la mia, Glaia, poi io sono, magari Certo. sono un eretico da questo punto di vista, però si andrà secondo me verso non so, un purtroppo abbiamo perso Simone, però dicevo si andrà verso, secondo me, anni con due eventi importanti. E tre, Credo, però iniziano a no, essere tanti. tre sono troppi oggettivamente, però credo che il 90% delle situazioni si andrà con due eventi importanti, un simil, diciamo, 2022, e credo che alla fine non sia neanche così male questa situazione. Dicevo, Simone, si andrà verso un futuro dove ci saranno due eventi importanti all'anno, secondo me. È una mia Può opinione, però. darsi, può darsi, può darsi. Vedremo. Comunque, io credo che ci può stare perché comunque anche alzi lo spettacolo, no? Per il fuori nuoto, però bisogna comunque ricordarsi che noi, cioè, non puoi essere in forma tutto l'anno, quindi Certo.
vedere come diciamo, ci fanno, sistemare ci fanno, si possono fare delle scelte, si possono fare esatto, come dici esatto. Tu uno che non riesce a qualificarsi per un mondiale a giugno, cioè a luglio, a marzo praticamente ha finito la stagione, aprile, esatto. E quindi magari aggiungere un evento in più. Capisco che è un problema di preparazione, che noi ci aspettiamo sempre il meglio da tutti e tutto quanto, esatto, però potrebbe anche essere un'idea. Assolutamente, tutte cose vere e giuste. Poi però se uno chiedesse sì, ma campione d'Europa de che, se sei che, teoricamente il quindicesimo tempo in Europa, diciamo che avrebbe un suo senso anche questo. Sì, hai ragione, è verissimo. O diventa un'altra manifestazione, però cambiano il campionato europeo e quindi dare il titolo di campione europeo a quello che magari sappiamo essere sulla carta il, ripeto, dodicesimo, tredicesimo atleta europeo, tende a togliere lascia il tempo che trova aggiungere. Lascia il tempo che trova, bisogna trovare un equilibrio secondo me tra le due cose, è vero devo dire la verità, il 2022 con il mondiale a giugno e l'europeo ad agosto tutto sommato ha espresso dei verdetti che piaceva a noi. Beh, piace. Perché qui ha fatto i giochi del Commonwealth, non gliene questo, frega sì, niente, beh, chiaro, di questo è chiaro, questo, hai ragione. Beh, c'è anche quello, c'è anche quell'aspetto, però vabbè. Comunque, direi che abbiamo affrontato tutti gli argomenti. Io ringrazio Simone, che saluto. Simone, grazie. Grazie a voi. Grazie e soprattutto in bocca al lupo, buon lavoro in vista di Doha, in vista... soprattutto a sto punto di Riccione, perché credo che quello sia l'obiettivo finale. Insomma, divertiti e facci divertire. Grazie mille. Noi ci vediamo, non so, non credo la prossima settimana, quindi auguriamo buon Natale a tutti i nostri telespettatori. Però ecco, rimanete qui in zona perché potrebbero esserci delle sorprese in arrivo durante diciamo il periodo natalizio, se essendo un anno anomalo il 2024, anche Swim to You deve seguire diciamo un percorso anomalo, e quindi se avremo ospiti importanti cercheremo di proporveli, perché manca poco al mondiale, quindi più contenuti riusciamo a darvi più siamo soddisfatti e contenti. Aglaia, buon Natale e buone feste. Altrettanto, buone feste a tutti. E buone feste a tutti voi che ci avete seguito. Viva il nuoto, tornate a seguirci, date un'occhiata ai nostri programmi perché potrebbe arrivare qualcosa di interessante. Ciao a tutti, ciao.